Unica razza autoctona d'Irlanda, il Connemara fu certamente introdotto nel sud-ovest dell'Inghilterra, nel Regno Unito e in Irlanda a partire dal IV secolo a.C. dai Celti, valenti cavalieri. I Celti originariamente svilupparono la razza dai pony scandinavi dei Vichinghi. Ma le origini del Connemara sono anche soggette a una leggenda, secondo la quale dopo l'affondamento dell'armada spagnola durante il suo fallimento nel 1588, i cavalli andalusi naufragati furono liberati e nuotarono verso la riva. Successivamente, si sarebbero incrociati con pony selvatici, affinando così il modello di questa razza autoctona. Secondo questa versione, i cavalli iberici avrebbero quindi contribuito alla nascita del Connemara. Comunque sia, il Connemara non è solo il frutto di incroci, ma anche il risultato di difficili condizioni di vita, che nel tempo hanno forgiato la razza. I primi agricoltori in Irlanda di solito avevano una famiglia numerosa da mantenere e potevano acquistare solo un buon pony, che spesso proveniva da una mandria selvaggia. La maggior parte di questi allevatori preferiva possedere una cavalla, in modo da poter vendere la sua prole per un reddito extra. Durante la gestazione, la cavalla doveva lavorare nei campi o trainare un carro molto carico. Questo stile di vita ha costretto Connemara a sviluppare la sua resistenza e adattabilità. Oltre al suo lavoro, Connemara ha dovuto sfidare la natura, nei pascoli aridi e selvaggi delle paludi e delle colline della costa occidentale dell'Irlanda, nella regione del Connemara. Dal 1845 al 1852, la grande carestia irlandese avrà conseguenze drammatiche sul Connemara. In effetti, la povertà della popolazione porterà a un forte calo della qualità della mandria e alla vendita della maggior parte dei cavalli. Alcuni allevatori abbandonano i cavalli buoni, così come quelli mediocri, che poi vanno ad allevare liberamente in collina. Intorno al 1900, il modello originale Connemara in grado di sopravvivere in condizioni molto difficili era sull'orlo dell'estinzione. Nel 1923 fu fondata la Connemara Pony Breeders Society con lo scopo di promuovere e preservare la razza. L'associazione selezionerà i migliori stalloni e fattrici della regione e convincerà gli allevatori locali a utilizzarli. Nonostante questa lunga e leggendaria storia, il Connemara non è diventato una razza ufficiale fino alla pubblicazione dello Studbook nel 1926. È stato creato da una trentina di appassionati preoccupati per il futuro del Connemara. È così che l'associazione è riuscita a sviluppare linee di sangue di qualità su tutto il territorio. Ma questo cavallino che ha svolto un ruolo importante nel lavoro agricolo in Irlanda, perderà queste funzioni durante gli anni 60, con la generalizzazione della motorizzazione. Fu l'emergere del Connemara nell'equitazione sportiva e per il tempo libero negli anni 70 che avrebbe dato nuova vita alla razza. Il Connemara è molto popolare in Irlanda, il che ha portato alla creazione di un museo, interamente dedicato alla razza, nel 1995, e di una mostra annuale, che funge da vetrina dal 1923. Oggi il Connemara è presente in molti paesi, tuttavia il modello originario è a rischio di estinzione, a causa del successo riscosso dal modello sportivo.